Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, questa sarà la mia routine dello struccaggio aggiornata, appunto perché è leggermente cambiata e quindi ho pensato di fare un update. Spero vi piaccia. Ok, adesso prendo questi dischetti della Cotton Plus che sono già imbevuti di struccante, vado a bagnare con l'acqua e vado a rimuovere il mio rossetto. Quello che avevo era Beritol della Wet n Wild, se non ricordo male, sì. Ok, adesso lo vado a buttare. Adesso che faccio? Prendo l'Ultra Blend della Lush che è lo struccante, non ti scordare di me. Io ho già fatto una recensione nel video in collaborazione con Ale Green Beauty Life, vi lascio il link sotto nell'info box. Vedete, non ne vado a utilizzare tantissimo. Adesso ecco, vado a massaggiare con le mani lo struccante senza aggiungere acqua. Vado a strofinare delicatamente gli occhi, come vedete con movimenti circolari, rotatori, molto delicati per non strofinare troppo le ciglia. Perdonate se la qualità non è ottima, ma l'ho girato con l'iPhone in bagno. Ok, ancora massaggio, massaggio per far sciogliere tutto il mascara. Continuo ancora un po'. Solitamente quando ho un trucco occhi un po' più abbondante, ok, adesso prendo il mio panno in microfibra, lo vado a bagnare con l'acqua calda e vado a rimuovere il trucco. Dicevo, quando ho un trucco occhi abbastanza pesante, veramente divento un panda quando vado a struccarmi. Ok, come vedete, con il panno bagnato vado semplicemente a strofinarlo e a rimuovere il trucco. Vedete che con una passata già voglio praticamente tutto. Insisto ancora un po'. Adesso prendo il mio detergente, questo è quello indicato per quando abbiamo un po' di imperfezioni, della Clearasil. È un detergente che non fa molta spuma, come potete vedere, e lo vado a sciacquare con l'acqua, sempre tiepida. Adesso vado a tamponare il viso. Senza strofinarlo, vedete? Vado leggermente a tamponare. Adesso uso questa lozione purificante della Dottora Ushka, questa è una mini taglia. E, come vedete, ecco, sono già a metà boccetta. Mettere qualche goccia in un dischetto di cotone e lo vado a passare nel viso. Ha un odore veramente buonissimo di estate al limone. Vedete, infatti lo stavo sniffando. Mi piace molto questo tonico, veramente. Questo, insieme a quello della Lush, sono i miei due preferiti. Faccio asciugare un pochino, tamponando anche quello di vita, sì, non fate caso alla manica che è tutta bagnata di acqua. Ok, adesso prendo invece la crema da giorno alla Melissa, sempre della Dottor Ausca. Questa è una crema indicata per pelli miste grasse. Questa è una mini taglia, come vedete, molto piccola, e la vado ad applicare sul viso, non ne vado a mettere troppa comunque. Quindi adesso faccio assorbire bene e vado a fare anche dei massaggi per farla penetrare al meglio. Mi raccomando, non ci scordiamo mai del collo che è molto importante. Adesso vado di Lip Balm della Dottora Ushka.
Ok, ora passiamo al Revitalash Advanced. Questo è un siero per le ciglia che serve praticamente per renderle più belle, più lunghe, più scure. E questo è un trattamento che va fatto per 2 mesi, tutte le sere. Come vedete lo vado ad applicare molto vicino alle ciglia, ma non sopra le ciglia. Diciamo un 3 mm sopra la rima, insomma, delle ciglia. E questo mi è stato inviato dall'azienda appunto per testarlo, quindi diciamo che alla fine del trattamento vi dirò un po' la mia opinione. Ora vado a rimettere il balsamo della dottora Ursa, perché mi piace veramente tanto e mi piace sentirlo proprio sulle labbra. E niente, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!